Ciao, sono Leo e in questo video voglio mostrarti il riepilogo dei miei investimenti per il mese di novembre. In particolare ho investito nel peer-to-peer lending, in azioni e in criptovalute. E in questo video te ne parlo in dettaglio. Se ancora non lo sai, in questa serie dedicata ai miei investimenti, mese per mese cerco di portare sul canale i risultati di tutti i miei investimenti, mostrandovi i miei guadagni e anche le mie perdite. Questo mese è stato abbastanza tranquillo, nel senso che non ci sono delle grandissime novità rispetto al mese di ottobre. La novità principale è che ho ottenuto un nuovo record di interessi nel peer-to-peer lending e a breve vi mostro nel dettaglio tutte le piattaforme in cui investo. Siccome di recente ho aggiunto delle nuove asset class al mio portafoglio di investimenti, dividerò questo video in 3 sezioni, ciascuna dedicata a un tipo di asset. Partiamo quindi con il peer-to-peer lending e la prima piattaforma che vi mostro è Bondora. Io attualmente investo solamente in Go & Grow su Bondora e ho raggiunto il saldo complessivo di 660 euro. In particolare ho ottenuto 127,69 euro di referral, per i quali vi ringrazio tantissimo. E poi ho ottenuto 3,05 euro di interessi. Poi qualcuno di voi nei commenti mi ha scritto che non si trova benissimo ad effettuare dei prelievi dalla piattaforma, perciò ho fatto il primo test, ho prelevato 161 euro e quindi ho dovuto pagare 1 euro di commissione. Questo è andato a ridurre il mio rendimento complessivo su Bondora, che non è più al 6,75%, ma è al 5,5%. Purtroppo ho effettuato il prelievo a fine novembre, perciò dovremo aspettare il video di riepilogo dei miei investimenti di dicembre, tra un mese, per sapere com'è andata con il prelievo su Bondora. Quello che voglio dirvi in questo video è di fare molta attenzione se fate numerosi prelievi dalla piattaforma Bondora, perché ciascuno vi costerà 1 euro e andrete ad erodere tutti gli interessi ricevuti in Go & Grow. In realtà non ci sono delle grandi novità per quanto riguarda Bondora per questo mese. L'unica cosa è che ho fatto una recensione della sua funzionalità Go & Grow. Se volete potete andarla a trovare nel mio canale. Per quanto riguarda Mintos invece, le novità sono abbastanza numerose. Questo mese ho ricevuto meno interessi dell'anno scorso e sono arrivato a 10,77 euro. Questo segue il prelievo di 300 euro dello scorso mese. In più, in questo mese ho ricevuto 70 euro dai link di affiliazione, per i quali vi ringrazio molto, e ho prelevato anche 100 euro da Mintos questo mese, perché il rendimento della piattaforma sta diminuendo continuamente, e perciò voglio spostare i miei investimenti nel peer-to-peer lending in altre piattaforme. Purtroppo devo dirvi che le novità di Mintos non sono così positive questo mese, soprattutto riguardo ai molti loan originators che hanno veramente tanti problemi. Primo, Rapido Finance è stata sospesa e dichiarata finalmente in default, perciò presto si dovrà attivare la procedura di recupero dei crediti e ci vorranno mesi per riavere i soldi che abbiamo investito. Inoltre il loan originator Metrocredit ha problemi con le banche russe ed è stata esclusa dal registro delle imprese dei microprestiti russo, perciò per adesso non può più operare in questo tipo di investimento, ma non ne metterà a disposizione dei nuovi per gli investitori. E quindi dobbiamo stare attenti perché non è detto che poi alla fine Metrocredit ripagherà veramente questi prestiti. Anche a Forti continua ad avere dei problemi nel ripagamento dei prestiti e io attualmente ho 15,94 euro in ritardo di oltre 60 giorni per colpa dell'Invest in Access che mi dà delle noie. Per questo motivo ho limitato il capitale utilizzabile da Invest in Access a 500 euro non più 900 euro su Mintos, in modo tale da avere un controllo maggiore sul mio portafoglio. Per quanto riguarda Twino, a novembre ho continuato la rimozione di tutti i fondi da questa piattaforma. In questo mese sono riuscito a prelevare 31 euro, ricevendo comunque un interesse di 1,57 euro, che non butto via. Restano ancora 150 euro da prelevare. Su Robocash la stessa cosa. Ho prelevato 30,60 euro questo mese. Ho ricevuto 59 centesimi di interessi, che li accetto ma sono veramente pochi, e mancano ancora 20 euro per ridurre a zero il capitale investito in questa piattaforma. Probabilmente in questo mese i 2 prestiti che restano da 10 euro ciascuno mi saranno restituiti a causa dell'attivazione della garanzia buyback. Su Groupir invece ho delle grandissime soddisfazioni, anche se le novità riguardanti questa piattaforma non sono tantissime, anzi non c'è stato quasi nulla nel suo blog in questo mese. Ho ricevuto questo mese 153 euro di referral, per i quali vi ringrazio tantissimo, e ho ricevuto anche 40 euro bonus, dei quali non sono sicurissimo del perché li abbia ricevuti. Comunque non mi fanno schifo e quindi me li tengo. Ho ricevuto in realtà meno interessi rispetto a quelli di ottobre, 9,24 euro, per colpa della cash drag che in realtà ho provocato io, non investendo nei prestiti di Groupir. Infatti in Groupir non utilizzo un autoinvestimento, ma investo manualmente in tutti i prestiti. A volte mi dimentico di farlo, perciò il rendimento in questa piattaforma diminuisce. Il saldo complessivo è pari a 1.096 euro e ho intenzione in futuro di mantenerlo più o meno su questa cifra. E il rendimento è pari al 12,96%, non male. C'è stato un loan originator, Monify, che ha lasciato Groupir a inizio di questo mese, ma in realtà non per problemi finanziari ma per decisioni di business. Perciò Monify ha deciso di lasciare Groupir.
non è stata forzata a farlo. Anche per quanto riguarda Fast Invest, veramente poche novità. Questo mese ho ricevuto meno interessi rispetto al mese scorso, probabilmente per un leggero calo dei tassi di interesse. Io ho ricevuto 9,51 euro. Il saldo è pari a 976,58 euro. Il rendimento per adesso è pari al 10,67%. Per quanto riguarda Investio, ho ricevuto un sacco di referral, 160 euro, per i quali vi ringrazio ancora una volta tantissimo. Vi ho ricevuto oltre 10 euro di interessi. Perciò sono veramente contento di Investio, perché come sapete, se mi seguite da un po', io vorrei avere per ogni piattaforma degli interessi mensili pari a 10 euro, che arrivando a 10 piattaforme comporrebbero un gruzzoletto mensile di interessi di 100 euro. Su Investio questo mese ho prelevato dei soldi, 65,35 euro, per spostarli su altri asset. Dal punto di vista delle novità, anche su Investio però non ci sono delle grandissime cose da dire. Questo mese sono usciti solamente 4 prestiti e io non ho investito in nessuno di essi. Però sono contento della piattaforma e del capitale che ho investito attualmente in Investio. Per adesso ho intenzione di mantenere questa linea di investimento. Mancano le ultime due piattaforme. Bondster, che è ancora in fase di test del secondo mese in cui investo in questa piattaforma, mi ha fatto ricevere 3,12 euro di interessi, ma vedremo in futuro se il rendimento di questa piattaforma aumenterà. Il saldo comunque è salito a 504 euro e il rendimento si aggira attorno al 5,5%, ma per adesso non è ancora verosimile. Per quanto riguarda Peerberry ho ricevuto 1,99 euro, quindi non tantissimo, ma ho investito 200 euro, perciò ci sta più o meno questo tipo di interesse. Sono aumentati gli interessi ricevuti rispetto allo scorso mese, ma non è un massimo. E in più devo dirvi che lo status dei miei prestiti su Peerberry è passato da molti in ritardo a molti in stato current, perciò da questo punto di vista sono più sereno. In realtà Peerberry questo mese ha lanciato una campagna fedeltà dell'investitore, ma si parlano di cifre investite veramente alte rispetto a quanto ho investito io, da 10.000 euro in su, perciò io non mi sento coinvolto da questa iniziativa. Però se avete queste cifre investite in Peerberry, saprete che se investite un sacco di soldi su questa piattaforma avrete dei bonus in percentuale su quanto investite di interessi. Quindi queste sono le piattaforme che ho passato una per una abbastanza velocemente. Adesso vediamo il riepilogo del rendimento del mio portafoglio del peer-to-peer lending. In generale, come avete visto, non ci sono state delle grandissime novità questo mese, a parte su Mintos dove ci sono state delle novità, ma negative. Nei prossimi mesi mi aspetto una risalita dei tassi, soprattutto su Mintos. Ma per adesso voglio stare a vedere un attimo come si muove la situazione peer-to-peer lending e in generale del mercato finanziario. La composizione del mio portafoglio al fine novembre è 21% Mintos, 19% Groupir, 17% Fast Invest, 14% Bondora, Investio 13%, Bondster 9%, Peerberry e Tuino 3% e Robocash lo 0,35%. Per quanto riguarda gli interessi, ho ricevuto un nuovo picco massimo, quasi 50 euro, 49,99 euro, che sembra il cartellino del prezzo del discount. Come possiamo vedere però, quattro piattaforme generano un interesse mensile più o meno uniformato. Mintos, Groupir, Fastinvest e Investio mi permettono di guadagnare ogni mese circa 9-10 euro di interessi. Invece per quanto riguarda il riassunto complessivo del mio portafoglio, l'investimento che attualmente sto effettuando sul peer-to-peer lending è pari a 5.424,96 euro, di cui 3.649 euro sono i miei depositi, 343 euro sono derivanti da interessi e 1.430 euro sono derivanti dai referral. La tassazione provvisoria è di 465 euro circa, lasciandomi con 1.310 euro di guadagno netto dall'inizio dell'anno. Questo significa che dall'inizio dell'anno è come se avessi lavorato oltre un mese in più rispetto a quello che ho guadagnato solamente dal mio lavoro, e questo grazie all'investimento passivo nel peer-to-peer lending. Anche in questo mese infatti ho ricevuto 50 euro senza fare troppi sforzi, cioè monitoro le piattaforme una o due volte ogni mese e in realtà ottengo un sacco di interessi. Attualmente sono in una fase piatta del mio portafoglio di investimento nel peer-to-peer lending perché non ho ancora ben deciso come allocare i miei fondi nel 2020. Comunque a dicembre ci penserò molto. Parliamo adesso del mio portafoglio azionario. Questo mese ho veramente sbocciato, più o meno. In realtà in questo video non vi parlerò nel dettaglio di come è composto il mio portafoglio azionario, perché ho intenzione di farci un video a parte. Per ora non ho ancora terminato l'espansione del mio portafoglio azionario. Il suo valore a fine novembre è pari a 5.091 euro. Ho intenzione in futuro di portarlo a circa 10.000 euro. Però per adesso piano piano sto investendo sempre in più società, per aumentare la diversificazione e il vario investimento in diversi settori di riferimento delle azioni.
La nota dolente è che questo mese sono in negativo di 93 euro, cioè l'1,5%. Spero a dicembre di recuperare un po' di soldi, ma non ne sono così convinto. Comunque, quando parlo di portafoglio azionario intendo un vero e proprio portafoglio composto solamente da azioni singole di società singole, non di ETF. Ho intenzione di diversificare il mio portafoglio complessivo aggiungendo anche quote in ETF, ma questo è un passaggio che ho intenzione di fare nei prossimi mesi, soprattutto a partire dal 2020. Quindi il valore del mio portafoglio azionario si aggira attorno ai 4.970 euro e giorno per giorno varia questo valore di 30-50 euro in basso e in alto. Ma la cosa positiva è che mi sto abituando ad avere una sorta di volatilità del valore del mio portafoglio e idealmente non dovrei farmi condizionare per nulla da queste variazioni di prezzo, per non commettere degli errori di investimento dettati dalla paura. Perciò, dato che ho parlato di volatilità, perché non parlare di criptovalute, in particolare del Bitcoin, nel quale ho investito 500 euro questo mese? Nel senso che sono gli stessi 500 euro del mese scorso, ma va bene così. I miei 500 euro di inizio novembre sono diventati prima 530 euro, quindi un più 6%, poi sono diventati 430 euro, quindi un meno 25%, e adesso si aggirano attorno ai 460 euro, quindi sono in perdita anche dal punto di vista dei Bitcoin. Non sta andando benissimo il mio investimento, però è passato solo un mese, quindi sono abbastanza tranquillo. Chiaramente sappiamo tutti che fine ha fatto tranquillo. In questo mese ho fatto una mini speculazione, nel senso che ho venduto i Bitcoin quando valevano 540 euro, ad un prezzo di circa 8.000 euro a Bitcoin, e poi ho ricomprato i 500 euro in Bitcoin quando i Bitcoin valevano 7.000 euro al Bitcoin. Quindi da questa operazione ho guadagnato circa 40 euro. Perciò mi sembra che per adesso sono più o meno in pari, forse sono sotto di circa 10 euro, ma non tantissimo. Perciò, guardando il mio portafoglio complessivo, questo mese mi sono dedicato quasi esclusivamente al mercato azionario, ricercando le società che potrebbero risultare un buon investimento e investendo in queste società. La composizione del mio portafoglio sta diventando più o meno interessante. 5.425 euro sono investiti nel peer-to-peer lending ed è una quota pari al 50% del mio valore totale. 4.970 euro in azioni, pari al 46%, e 437 euro di criptovalute, che è pari al 4%. Il totale del mio portafoglio quindi è pari a 10.830 euro. E guardando bene questo numero sono un po' spaventato, anche se contento, perché mi sembra davvero una cifra enorme. La cosa che salta all'occhio è che la percentuale del peer-to-peer lending è al 50%, è veramente altissima per me. Voglio nei prossimi mesi portarla al 20% per poi portarla al 10% successivamente, magari andando ad aggiungere al valore complessivo del mio portafoglio anche quote in ETF e REITs. Detto questo, voglio ringraziarvi dei numerosissimi messaggi che mi scrivete ogni giorno per ringraziarmi dei video che faccio e per chiedermi delle cose sui miei investimenti o su consigli di investimento. Ovviamente sappiate che io non posso darvi dei consigli veramente mirati, perché non sono un consulente finanziario, però faccio il possibile per sapere almeno le basi su come muoversi nel mondo degli investimenti. Inoltre il canale ha raggiunto quasi 4.000 iscritti e per me è veramente un risultato super eccezionale e veramente inaspettato a inizio anno quando ho iniziato questa avventura. Perciò vi ringrazio veramente tantissimo, è tutto merito vostro. In più anche il canale Telegram sta andando alla grande e abbiamo raggiunto quasi 600 iscritti in questo canale. Perciò, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel canale Telegram che è dedicato completamente al peer-to-peer lending, esclusivamente a questo nuovo modo di investire che può generare veramente tantissimi interessi. Nel mese di dicembre ho in progetto delle interessanti collaborazioni che vi porterò nel canale in futuro e altri progetti di cui vi parlerò. Per adesso questo video è concluso. Se ti è piaciuto e ti è stato utile, lascia un bel like. E se sei nuovo sul canale, iscriviti e attiva la campana di notifica per non perderti i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.